Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza trimestrale. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Faccio riferimento quindi al blog Mio Radar, al blog Mia Fantascienza, al blog Paleo Contatto. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Mio Podcasting. Questa è la stagione 5. Incominciamo subito con l'episodio numero 47, il primo della stagione 5. Dal colore ufologico. Il link sulla bloggata la trovate in descrizione di questo video di YouTube. Il tema è dove e quando nacquero i semi delle cazzate tonanti degli UFO nazi fascisti. Allora, nella bloggata che trovate il link in descrizione di questo video di YouTube troverete l'approfondimento. Qui in questa versione podcast farò una breve sintesi della bloggata per chi non c'ha voglia di leggere. Le Genesi nacquero negli Zeppelin della Prima Guerra Mondiale. Durante la Prima Guerra Mondiale, tra il 28 luglio del 1914 e l'11 novembre del 1918, durante questo lungo periodo il potere aereo ebbe a nascere ed ebbe ad evolvere in modo rapido. Tuttavia, forse pochi sanno che già durante la Prima Guerra Mondiale i tedeschi ebbero a bombardare la Gran Bretagna usando gli Zeppelin come bombardieri strategici. Nel 1926 nacque la rivista di fantascienza Amazing Stories. E già nel 1926 le raffigurazioni tecnologiche di aeronavi futuribili avevano due tipi di shape, quindi di forme. Oggetti siluriformi a forma di dirigibile, ma guarda un po', che galleggiavano nell'aria appunto come dirigibili, ma erano propulsi a razzo. Oppure dirigibili a forma di ciambella, con in mezzo un enorme buco, in cui era presente un'elica intubata. A questi velivoli immaginari gradualmente i disegnatori e illustratori, scopiazzandosi a vicenda, rimossero lo shape a dirigibile per raggiungere un design a disco volante, a cui si aggiunsero piccoli o grandi oggetti sferici oltre ad altri, diciamo, oggetti di svariegata forma, evidentemente suffragati da genuini avvistamenti UFO, ossia gli oggetti sferici collegati alla fenomenia Foo Fighter, che furono trasformati, questi avvistamenti UFO, in disegni o incipiti di racconti per monetizzare questi avvistamenti. Appunto, dato che gli autori o comunque i potenziali testimoni, essendo stati soggetti di questi eventi, pensarono bene di monetizzarli vivendo in un'economia capitalista. Poi gradualmente emersero nelle pulp mags oggetti geometrici aerodinamicamente impossibili, permutati in tutte le forme per rincorrere l'idea immaginifica di una tecnologia black box fantasmagorica e futuribile. Nel 1931 fu veramente plateare la suggestione grafica del primo UFO, nave madre di forma piattiforme in orbita terrestre, pubblicato dal numero di Wonder Stories Quarterly, estate del 1931, a corredo del racconto Vandals of the Void, in cui si possono riconoscere uniformi militari naziste, quanto strutture metalliche dell'astronave che sono identiche a quelle di un dirigibile propulso da razzi, che nell'immaginazione degli illustratori, assai scarsi in fisica e di ingegneria, l'aeronave avrebbe potuto così diventare un'astronave. Il vorticoso pentolone dell'immaginario collettivo fantascientifico dal 1932 al 1942. Dal 32 al 42 maturarono e si mescolarono varie idee,
nelle pulp mags, in special modo in Amazing Stories, permutando plot e fabule di racconti precedenti. Quindi, se i nazisti solcavano lo spazio con un'astronave a forma di dirigibile, Ursula Razzi, allora avrebbero prima o poi incontrato gli alieni. Poiché i nazisti, proprio in quel periodo storico, avevano culti pseudo-demoniaci del Sole Nero, era logico pensare nella fantascienza che i nazisti fossero entrati in contatto con alieni e demoni, che come tali dovevano essere rettiliani, dato che da sempre nella cultura cristiana i rettili sono stati associati al demonio, a differenza dei paesi orientali dove il drago volante ha significato benigno e positivo. 1943 furono una normale permutazione di fabule preesistenti con una ovvia associazione logica, quanto poi apparve pubblicato nel racconto di Victory from the Void, Amazing Stories, marzo del 1943, scritto dagli autori di W.P. McGivern e D.W. O'Brien, i quali saranno i primi a proporre ai lettori di fantascienza il mito degli UFO nazisti. Immaginarono una base spaziale su un asteroide gestita da esseri umani quanto da alieni quasi gnomi, bassi, piccoli, pelati, de facto lo stereotipo dell'alieno grigio selenita di H.G. Wells. Novembre del 43, la rivista Amazing Stories pubblicò la fiaba di fantascienza Empire of Jagga dell'autore David W. Reed, in cui si ipotizzava un'alleanza tra nazisti ed alieni rettiliani. Il tema degli UFO nazifascisti si innervò sia nella linea delle fabule dell'ipotesi del complottone alieno, quanto nella linea delle fabule dell'ipotesi intraterrestre. E veniamo alle cazzate tonanti degli UFO nazifascisti dell'epoca post 1945. Dopo il 1945 la fuffalogia, alias ufologia da edicola, iniziarono a diffondere le cazzate tonanti di Powell e Berger e compagnia cantante, si nutrirono a piene mani delle minchiate degli UFO nazifascisti su terra e o con velivoli di retrofuturo. Questi deliri sugli UFO nazifascisti sfruttarono il substrato cognitivo che durante la Seconda Guerra Mondiale i nazisti svilupparono industrialmente vaste linee di ricerca e sviluppo sui propri armamenti. È noto infatti che gli ingegneri nazisti modificavano e miglioravano i sistemi d'arma esistenti, sperimentavano direttamente sulle linee di produzione operative, creando numerose varianti del sistema d'arma per cercare di ottenere vantaggi tattici spendibili dalle truppe sul campo di battaglia. Un esempio è lo sviluppo del carro armato Panzer I, poi evolutisi in Panzer II, Panzer III, Panzer IV, Panzer V, Panzer VI, Panzer VII, Panzer VIII. Ora, questo approccio di produzione industriale era molto differente dalla produzione degli armamenti degli alleati di matrice fordista, dove la produzione industriale era standardizzata, rigida. Una volta avviata la produzione, le modifiche agli apparati erano rare e difficili da implementarsi, essendo invece assai più semplice progettare e costruire un nuovo armamento. Vedete il caso del tank Sherman Firefly, quanto la storia dello sviluppo dei bombardieri B-17, B-24, B-29. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!